Ciao, buongiorno. Allora, oggi faremo un esempio di che cos'è la rabdomanfia. Già vi avevo fatto vedere cosa significa avere il bacchetto in mano e vedere che ondeggia quando sente l'acqua. Bene, della rabdomanfia fa parte anche un'altra cosa, cioè il famoso pendolino. Pendolino, dice, cos'è il pendolino? Il pendolino è una qualsiasi cosa che pende, qualsiasi cosa che può dondolare, diciamo. Ecco bene, il rabdomante riesce a capire anche la profondità con cui si trova l'acqua, in cui si trova l'acqua sotto i suoi piedi. È una cosa incredibile, perché praticamente quando un rabdomante, quando prende in mano una cosa che pendola, qualsiasi cosa sia, qualsiasi, non c'è problema, anche di peso, questa non immediatamente, quando arriva l'energia, diciamo, questa energia inspiegabile, comincia a leggermente a pendolare e a girare in tondo, e ogni giro che farà è circa 1 metro di profondità, per cui l'acqua si trova. Quindi troveremo delle situazioni in cui gira poco, altre che gira molto, ma comunque si ferma, perché quando trova l'acqua si ferma. Allora, facciamo un esempio. Io oggi mi è venuta voglia di fare questa cosa qui. La prima cosa che pendola, che trovo, è questa. Questa è una cosa che pendola, è un joystick per la PlayStation, vabbè, una cosa così. Vediamo se funziona. Io lo prendo in mano, qui, così, e poi adesso lo metto qui davanti alla telecamera. Vedete, adesso è fermo, lo fermo, io lo prendo solo in mano, è fermo, fermissimo, vedete, ecco che lascia andare e vediamo cosa succede, vediamo. Ecco, comincia a muoversi, a scuotere. Ecco, vedete, comincia a ruotare. Ecco, guardate, guardate la mia mano come ferma, eh? Guardate che gira in tondo, vedete che gira? Guardate come gira, guardate come scuote, vedete come scuote, la mia mano è fermissima, eh? Le mie dita sono fermissime, vedete? Ecco qua, ecco, adesso si è fermato, forse, vabbè, mi sono anche distratto per parlare con voi, però è partito e ci muoveva fortissimo. Poi dopo magari parlando anche la mia energia, eccetera, è cambiato qualcosa. Comunque, questo è. Riproviamo, dai, riproviamo. Tanto siamo qua, non ci costa niente. Allora, tutto fermo, eh? Io adesso non guarderò il telefonino, guarderò solo l'oggetto. Guarderò. Fermo. Fermissimo, ecco. Eccolo che comincia a dondolare, vedete? Ecco che gira, ruota, ma va tutto lui, eh? Guardate le mie mani fermissime. Guardate come scuote, eh? Sta ruotando. Guardate come ruota, guardate come ruota. Guardate che roba. Le mie mani sono fermissime, eh? Sta ruotando e ruotando. Io lo sto guardando intensamente, lui sta ruotando intensamente. Vedete come sta ruotando? Io sono fermissimo, eh? Qui sta ruotando parecchie volte. L'acqua qui è abbastanza profonda, molto profonda. Guardate come ruota. Io sono fermissimo, fa tutto lui, eh? Vedete come fermo? Guardate la mia mano come è incredibilmente ferma. Ecco, piano piano si sta rallentando, però ancora sta ruotando, eh? No, ancora sembra che acceleri. È fermissima la mia mano. Ecco, si sta fermando. Lo ha fatto circa 50 volte, forse un po' meno. Qui abbiamo l'acqua a circa 40-50 metri di profondità. Questa è rabdomanzia, ragazzi. Ciao! Ciao! Ciao!